Inizi tu? No, Arrivi dopo? boh, pure insieme. Un po' cringe quel fatto di entrare dopo. Vai. Abbiamo raggiunto i like che vi abbiamo richiesto, 600 like sotto l'ultimo episodio. Siamo tornati per fare il terzo, richiestissimo. Ti dirò, meritatissimi quei 600 like, rispetto alle Assolutamente prestazioni che sì, abbiamo abbiamo fatto. fatto una vittoria che dubito sinceramente rifaremo oggi e magari Anche anche nei una prossimi. vittoria no look, non Ma guardare. clamorosa, se non avete visto il video andate a rivedere l'ultimo e anche quello prima perché abbiamo fatto già due episodi. Mi sono piaciuti tantissimo, tanto che il primo sta a 18.000 visualizzazioni Mamma mia. e l'ultimo è già superato il 12.000. C'è una serie che vi piace, Grazie proveremo a portarvi anche un video al mese di virtuale. Oggi abbiamo un budget leggermente ridotto perché l'ultima volta che siamo poi partiti da una soglia più alta, da 50. Oggi partiamo circa dalla metà, da una ventina d'euro. Anche perché l'altra volta abbiamo vinto tutto, quindi rischiamo di non buttarlo tutto in un episodio. Esatto. Andiamo dentro, ci vediamo dentro. Andiamo direttamente dentro, ragazzi. Like e 600 like ancora, o no, alziamo un pochettino. 800. 800, aiuto. Ti dirò di più, al quarto episodio ci portiamo un tuo fan con noi a giocare. Va benissimo. Ti piace? Maggiorenni, ovviamente. Albe, stavolta non li sbagliamo gli schermi. Come vogliamo iniziare? Partiamo di campionato perché chill, tranquillo. Vogliamo attuare qualche strategia vostra? Sicuramente sì, guardiamo la classifica. Cioè, ti faccio vedere una cosa: l'Atalanta e lo Spezia che stanno nei primi posti. Milan ultimo, Inter pure qua. Le milanesi, tre gol del Milan e tre gol dell'Inter. Quindi tre gol del Milan e tre tre gol gol del Milan. Aspetta, vedi dello Spezia contro chi gioca? Salernitana. E tre gol della Salernitana. Anzi, tre gol della Salernitana e tre gol dell'Inter. Facciamo un caso e un ospite. Ok. Tre gol Salernitana e tre gol Inter. Due e si prende 59, che diciamo come partenza non è che è ci male. potremmo anche accontentare. Inizio a fare questa, fai così proprio assegni. Due Inter, uno Milan, uno Salernitana. 3 euro. Mettici 3 euro, Abbiamo fatto la prima 5 euro. Questi sono i 3 più gol, Verona e Inter, quindi 3 più gol dell'Inter e Salernitana Spezia, 3 o più gol della Salernitana. 2 Inter, 1 Salernitana, 1 Milan, 3 euro, 30 euro. Comunque la Salernitana over 2,5 ospite, solo in virtuale quest'anno, cioè quest'anno. Io sempre, credimi, la gioco la Salernitana. Soprattutto quando sto col Venezia o col Napoli, li fa sempre 3 gol. Io mi guardo la Salernitana, tu guardati l'altra che teniamo over. Sta prendendo sia il Milan che la Salernitana. Mamma mia. Postolo. Dai, Inter, tosta. Mi sa che la partenza non è quella tosta. Che volevamo. Tu potessi segnare l'Inter almeno per i segni. No, ne ha due, ne serve. Milan pure. Cazzo, solo Salerno. Solo a Salerno abbiamo perso. Ma io ho detto, essendo la Salernitana, proprio si fa dappertutto. Andiamo a Salerno e perdiamo per la Salernitana. Davvero posso capire, manco nei virtuali fa più vincere. Come va a fare? Brutto questa, se giochiamo il 2 dello Spezia, era allora, almeno una quarantina d'euro. Allora, 3 minuti, là, no, 10 secondi, non ce la facciamo. Allora, il cagnolino va fatto. Certo. Che cagnolino, l'ultima volta sappiamo tutti com'è andato. Lo faccio io, non voglio sapere niente. Vai, vai. La dopo tu te lo ricordi? Il nome di quello. Ciccione, Ciccione. Ecco. Facciamo un altro di questi che facciamo le prime. Io guardo la classifica un pochettino all'over 2,5. Per rendermi un pochettino conto. Anzi, prima guardo l'over 3,5. Per esempio il Napoli, le ultime due ne ha fatti 4. Ovviamente è metodo mio e nessuno dice che è quello giusto. Ascoltate più a loro che a me su questo. Diciamo. E anche Torino e Samp. Allora, Samp a Milan ti dico gol. Napoli-Bologna, gol. Torino-Salernitana, gol. Con 3 euro quanto esce? 12. 16. Vai. No, magari se quella è giusta. Napoli-Bologna, gol. Samp-Milan, gol. Torino-Salernitana, gol. Complicato perché tre partite sono complicate, però. Ma lo Spezia mo perde, troppo in alto. Lo dici così, cioè, se lo dici va a giocare. No, cioè, non ti volevo condizionare, manco 10 secondi, no, manco giocare. Milan 1 ha fatto, 2-1 della Samp, Napoli ancora 0-0, Torino ha segnato pure, 2-1 in ogni partita. Ne abbiamo manco 1 su 3. Mancano gol, mi sa che dobbiamo andarci nel CIA. La Samp l'abbiamo presa, Bologna pure, sulla Salernitana. Ancora la Salernitana. Seconda volta la Salernitana ci fotte. Però stavolta ci ha fatto. Non giocammo, ma non giocammo, no, proprio mo va a giocare. Ma non so se fare l'highlights o il devrir. Le prime, no, qua è il tuo campo. Devo vedere io, il sacchello Tarzan. 6 secondi. Chi Tarzan il favorito? Il Vado sul pitone. Nome più lungo. Il nome più lungo. Vediamo adesso quello che abbiamo combinato. Quindi, che abbiamo messo? Numero 2. Quota 22,60. Quindi, come lo capiamo? No, devi andare là vicino e devi dire: ho preso. Scusami, vuoi vedere se è preso? Pensavo di sì, però. Ha vinto. Stranamente, non è ha preso. Ha vinto Pitone. Cioè, dici, siamo in tempo. Siamo in come time. Leggerisce. Abbiamo giocato 13 euro, 10 3. Euro finora, perché 3 euro ce li ho qua. Vieni 60.
Fammi gli ultimi risultati. 4-0, 1-1, 2-1, 1-2, 0-0, 2-1, 1-1, 0-1, 0-0, 2-2, 0-0, 3-2. Se vedi in questa schermata qua c'è un sacco di X. Più pochi 2 rispetto a 1. Quindi andrei sulla Samp. 2 più gol a 5,55. Vai sul 2 più gol. Ispira, ispira. 3 per 16. Che male. Non sarebbe. A questo punto avrei giocato pure il 2-1. 1-2. La maggior parte è uscito poi tutte gol, eh? Vabbè, perché proprio che si è d'ascino gol? Mamma mia, sto fracido. Stai sudando? Non so se la tensione. Un po' la tensione. Ma non fa assai caldo, però. Non fa più di 40 gradi. A Napoli fa meno caldo di Salerno. E allora inizia. Questo è un semplice 2 più gol. Dai, dai. E attacchiamo che subito noi. Vai. Attacchiamo subito noi. Subito uno per sbloccarla, not bad. Sbloccala. Dai, dai, dai. Così. Chi è questo? Chi è? Palla persa. È nostra? Ancora? Sì. No, fallo, fallo, fallo. Vabbè, ci può stare, ci può stare. Dai, terza azione, azione vecchia, sempre gol. Azione vecchia, azione sempre vecchia, gol. L'hai detto anche l'altra volta. E questa è 1-1 Udinese. Infatti sì, infatti è 1-1 sì. Udinese, adesso vai per l'1-2. Quagliarella. Vai per l'1-2. Muriel. No, questo lo me lo ricordo, questo l'ha fatto. Quinta azione adesso. Questo non è tanto vecchio. Attacchiamo sempre noi, bravi. Chi questa è la quinta, gol? Chi se è nato gol? Chi se è nato gol? È preso. Chi se è nato presa. Gol? È presa, aspetta però. È presa, è l'ultima azione, scusa. Massimo uno, può fare. La sede, ok. È pure nostro. 3-1. Attacchiamo pure noi. No, fallo. Ah no, è fallo. Attacchiamo pure noi, dai, cazzo. Peccato, Oh, te l'ho detto che me la senti. Peccato, però. Perché peccato? Fermo che il risultato esatto, da git. 1-3 aveva detto. Ah, boh, meglio niente. Comunque. Non abbiamo vinto, abbiamo solo fatto il budget per continuare a giocare. Siamo partiti da 13. E siamo a 16. E siamo a 16, siamo quindi veramente siamo 3 sopra. No. Sì, 3, ovviamente. No, ho detto, non è che questo è guadagno, questo è altro budget per il gioco. Facciamo ballare la fresca, come esatto. Si suol dire. Regolare. Regolare, incasso 3 me li ballo. 3 ero qua, ce li balliamo sul dove campionato fare? E poi valutiamo il restante. Vai, vai. Vai Lolo, questa classifica. Lolo, questa la fai tu. Aspetta, facciamola sempre a sentimento. Queste le dici tutte e tre tu, scegli le tre. Quindi... Da 1 a 10. Da 1 a 10. Non guarda, non guarda. 7, 1, 2, 3, 8, 5, 6, 7. No, metti Atalanta Cagliari. Vai, un'altra. 4. 5, 4. Napoli da solo. Dai, dimmi l'ultimo. 3. 3. Spezzi per lì, no? 3. Uscirà? Tu che gioco quest'Inter? Empoli. Dimmi un'altra vicino, facciamo da 2. Questa si deve fare, Andre. Mia, cioè, che me la sento. Vedi, Fiorentina-Milan gol. Gol a Fiorentina-Milan. Poi Giova spieghi perché ti è venuto tu dell'Inter. Che io lo so perché l'ho visto nella vostra live, l'ho sentito. Poi lo dici pure allora. Ma ti faccio vedere. Abbiamo fatto Empoli-Inter 2 più over e ci siamo andati proprio convinti. Che se vai in classifica... Cioè tu hai appena visto due dell'Inter, ti sono brillati, brillati gli occhi. Ho visto l'Inter che guarda qua. Nelle ultime 5 ha vinto solo questa qui. Poi ne ha pareggiate 3 e ha perso questa qua. E sta contro l'Empoli. Che attualmente l'Empoli è terzo ultimo. L'Inter è comunque una squadra che solitamente virtuali la vediamo in una posizione alta. Cioè, quindi in pratica, una volta che si arriva verso fine campionato, le squadre bene o male di alta classifica tendono sempre a rialzarsi. Sì, sì, sì. Quindi, se tipo vedi le ultime giornate di una squadra forte, le ultime posizioni, sempre a giocarla come vincitrice. Sì, qua siamo già alla giornata 21, quindi stiamo oltre la seconda metà di campionato. Già adesso si dovrebbero assestare le cose. Per esempio, pure questo Milan qua giù puzza un po', però comunque è un virtuale, quindi può capitare che il Milan fa ultimo. E quando vedete un 2 più over. Sta a 3,25 contro la terz'ultima. Non nelle ultime 5 ne ha vinta una. 2 più over è base. Poi gol a Fiorentina-Milan. Mi sono 4 gol in 2 4 partite diverse. Spezia, Napoli, Atalanta. Io mi gusto questa qui e tu ti gusti l'altra. Mi prendo solo tanta gol. C'ha gol the bet, se non esce gol a Fiorentina-Milan, esce 2 più over all'Inter. È bene, ta via con me però, no? Escono tutte e quattro i gol, è clamoroso. Schifo, L'Inter è 0-0. 0-0, che schifo. Meno male che abbiamo preso il gol match, no? Ma lo sai che non abbiamo preso, su 4 partite che abbiamo messo gol, non abbiamo preso nemmeno uno? No, su 5 partite che abbiamo giocato, manco una non manca. L'Inter ha perso 2-0 addirittura, veramente male. Se ci fosse tipo un premio per giocarle al contrario. Ma questa era cassissima, cioè l'ultimo
video cosa è successo? Abbiamo sbancato alle prieri vincendo 200 euro. Poi ci avete fatto notare voi nei commenti che lo schermo che stavamo guardando lì in realtà era lo schermo di un'altra giocata. È stato il caso che poi quella giocata lì l'abbiamo vinta comunque, però non era quella che stavamo guardando. Quel Numa Pompilio, però Numa Pompilio, bello, ovvero pure a me piace. Poi guarda qua, americana. Ulisse, chi è Ulisse? Io che era forte, però è troppo favorito. 2,33. Come dici? Vogliamo andare su questa? Chi sono campione? Sì, erano campione. È il nome di un campione. Sato su 3. Vincente mi sento il 6, Piero. Tipo questa da 2. Sato su 3. Questa da 2. Vincente. Poi fai accoppiata non in ordine 5-6. Non in ordine 5-6 a 60. È golosetta. Golosissima. Cioè, possiamo dire... Golosissima, non mi conviene farla in ordine. Proprio golosa questa, un euro. Non siamo in perdita ancora. Qui c'è una vittoria. Non è che si può sempre sbancare. Mi ha fatto anche il 3-0 di Milan. 3-0 Milan? Cazzo, se è 3-0 Juve invece. Ci puoi davvero. Qua stiamo cominciando il video, però. Iniziando. Sembra mettere come ha fatto la cosa, no? Bravo. Se il ciuletto. E cosa abbiamo? Ma quanta roba c'ha mai qua? Il piazzato a 3 e il vincente. Piazzato a 3 è Numa Pompilio, il vincente invece è il numero 6. Okay. E qua ci abbiamo accoppiata non in ordine 5-6. Che può essere pure 6-5, capi? Ok. Quindi. Allora, l'1 appiata è già un bello distacco. Allora, il nostro 6 lì, il 5 sta terrissima. Vabbè, sono andati a comprare il pane, no? Icaro, guarda là, va, Icaro a 21. Icaro a 21, non ci sto a credere. Nel mio caso Numa Pompilio a 22. Icaro a 21, 0-1 Juve là, puti in tabulletto. Male. Mamma. Non c'è possibilità. Ma comunque. No, 0. No. Mamma, Icaro a 21. 1, 2, 3 hanno fatto. 1, 3, 2. Hanno fatto penultimo e ultimo i nostri. Coppiate non in ordine al contrario. Vai, Icaro a 21, Andrea, non l'ha mai vista. Ci dobbiamo riprendere un momento. Ci dobbiamo riprendere. Tu valuta la tua partita, io mi studio la mia. Torino contro chi gioca? Contro il Sassuolo. Il Torino ha fatto due partite di fila over 3,5. Il Sassuolo, che cosa ha fatto le ultime partite? Maluccio. Roma-Inter gol. Ultimi due Empoli, Milan. Un altro, c'è una 3. Vai. Lollo, ti senti qualcosa? Lazio 1. Quando metto? Un follin. Quanto abbiamo? Tutta merendina, 5,50. Questo è complicato. Ti avrei messo gol a Lazio e Juve Lazio, in realtà. Oh, sono 5,50 per 37. Non fosse male. Allora, Juve Lazio 1. Empoli Milan 2. Roma Inter gol. Passiamo andare a Juve. Pure a Roma. Gol dell'Inter e un gol del Milan. Dove sei tu, Milan? Ha pareggiato la Lazio. Volevo mettere gol. Vediamo se l'Inter fa il golletto. L'Inter l'ha fatto. Ci manca solo la Juve. Vinto la Lazio io. Vinda Lazio. Volevo mettere gol, volevo mettere. Ma fuori. Lollo, che si è comprato. Peccato, era bella. Che cattivere. Era bella proprio. Oh, peccato, mo sentivo gol. Questo c'è Lollo, eh. La prossima la offre Lollo, non è un problema. Poi ultimi 9 euro di oggi, a meno che vediamo. Se vinciamo qualcosa, vediamo. Facciamo uno campionato mo. Dopo un levriero. E poi un altro cambiato per chiudere. Vediamo se ne pigliamo. Abbiamo preso una. È una a testa. Ti posso dire la mia subito. Vai. Che ce l'ho pronta. Vai. Salernitana Juve gol. I 3 più gol della Samp. Da già così è 11. Allora me ne lasciamo così due partite. Tosta, raga, tosta. Purtroppo non va sempre bene. Non giocate, ma guardate noi live su Kick, su tutti i nostri canali. Giocate. Non giocate voi. Luata mano. Mi dispiace per l'uomo della Juve. Devi dispiacere. Ci devi risarcire, no, Lollo. Dispiacersi non ci basterà. Non ci ripagherà. Se viene la Juve gol e la Sampdoria deve fare almeno 3 gol. Io avevo complicato, però. Juve ha segnato comunque. Attacca la Samp in aria. Uno c'è. Deve fare pure un gol a Seriana, però. Secondo noi ci crediamo. Buono, un altro gol della Samp. Uno della Samp, uno della Serena. Attacco Salernitana. Rigore Samp e attacco Salernitana. No, che? Non era rigore là. Assegnata Salernitana. Non era rigore di là, ha fatto rigore il Torino. Ma in serio, non era rigore. Com'è? Non mi trovo. Cioè, ma resta a fare su. Non era rigore per la Samp. Ma era rigore per la Samp. Non lo so. E dopo lo rivediamo, scusa. Hai visto per quanto i 3 gol della Samp non sono usciti? Mamma mia. Era una sci. Sentimento mio? Allora, c'è Poda Mia, Largo, Minosse. Quando ci stanno le piccole variazioni di quota. Dici, conviene prendere quello un po' più alto. Un po' più alto, esatto. Non è proprio, capi? Piccola, tipo intendo qua 5,19, qua 5,21. Ok. Capi? Okay, però. Okay. Io andrei su Achille, C2 euro, dai. C2 euro. E poi un euro
Visto che facciamo tutte da tre, è un triste in ordine. Okay. Come ha detto il vincente, 1. Dico 3 fa il secondo. Lollo, sbagliala di nuovo. 4. 1, 3 e 4. 392 euro, Lollo, dipende da tutto. Mamma mia, Lollo, veramente. Veramente, Lollo, se ci fai un'altra volta perdere la big. 1, 3, 4 in ordine. Figliamo qualcosina. Oppure l'uno che vince. Comunque, diciamo che potremmo essere soddisfatti. Posizione strategica, la nostra, ormai. L'uno arriverà primo, il tre secondo, e poi il terzo, Lollo, ci vuole un grosso. Il quarto, tipo un Bart proprio. Capi se esce, che look rongo. Urlo, voglio se esce. Do un urlo qua dentro. Ci manca su, quanto scende. Forza, uno. Esci bene. Come esci si chiama? Achille. Achille non può perdere. Chi è caduto? Il 4, il 4 è rimasto là davvero, Andrea. Lollo, Andrea, Lollo. Il 4 è rimasto in partenza. Lollo. Lollo, ti va picca, ma ci tendo parte chiusa. Cioè, mette, l'abbiamo detto per scherzare, è successo da... Vai una, però. La vedo come fai, Lollo? Qual è il trucco? Vindo 3. Ah, città, ah no, vindo Roy. 3-3. Tipo da mia. Tipo da mia, eh. Vai Lollo, dici la giocata. No, dici la giocata. Dici la partita, dici la partita. Vai. Dimmi tre partite. Dimmi tre partite e mi gioco le altre sette. Erezio Torino gol. Vai, no gol, no gol. Dici il numero. Il non guarda. Sette. Fiorentina Spezia. Fiorentina Spezia. Tre. Uno. Okay. Due dello Spezia. Poi. Tre. Il tre Salernitana Atalanta. Vai, dici un po'. Goal, no goal. Allora, se esce questa, esce 46. Saliano Atalanta, no goal. Venezia Torino, no goal. Fiorentina Spezia, giuro. Goal stasera. Ci può sta. Goal. 1-1. Dipende, c'è Cabral, marcatore Cabral, cioè. Ce l'hai? Allora, l'ultima partita l'ho giocato, eh? E Piede ha preso palo. Quota 5. Si faceva marcatore plus. Stasera segna, dillo. Sì? Dillo, dai. Lo propongo. La Salernitana ha già segnato. Si è andata a Salernitana. Lo Spezia ha segnato. E non segna l'Atalanta per il momento. Spezia Torino sta 0-0. Mamma. Oh Lollo, una che... Lollo. Oh, su a 0 lo Spezia, incredibile. Frato, Lollo. Perde solo questo, mi sa. Solo questo va a perdere. Però l'abbiamo... tutti i campionati l'hanno perso per una sola, sai? Da una davanti. Solo... Due erano presi, due dello Spezia che stava a quota 3,50. O non gol Ro Venezia pure pigliato. Hai capito? Due dello Spezia quanto stava? 3,50. No. Allora, veramente è un talento. Babbo, malissimo, intanto... mamma è malissimo. Meno 26. Meno 26, vabbè. Una volta si vince 200, una volta si perde 26. Ci può stare, ci può stare. Dai, andiamo pure a fallare. Si conclude qui questo terzo episodio. Non è andato come l'ultimo. Però ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti. Perdi 26 euro. Perdi mezz'ora e te ne esci. E te ne vai. Così appunto, ragazzi, sempre ricordiamo, soldi che sapete già che quando entrate non saranno molto probabilmente nelle vostre tasche quando uscite. O se ti va proprio bene, quella volta su 100, come è successo nell'altra volta che abbiamo vinto quella 130 euro. Ci può stare quella e volta. E quindi siamo detti, gli altri 10 euro ce ne andiamo, ce ne siamo andati. Giocare responsabilmente, noi non vogliamo invogliarvi a giocare, a rovinarvi, ma solo per... Anzi, guardate noi, non giocate voi piuttosto. Esattamente, è proprio per questo motivo. Seguite Virtual Bar su Kick, su TikTok, su YouTube, su Instagram. Vi facciamo divertire, non vi facciamo giocare, quindi tutto bene. Tutto bene quel che finirà. Ragazzi, ovviamente lascio sempre i loro link in descrizione delle serie, perché fanno tante belle cose la serie live. Ogni tanto li seguo anch'io, quindi ci troviamo anche in live. Come vi abbiamo detto, inizio video, 800 like per il quarto episodio. So che li possiamo raggiungere. Ce la facciamo? Secondo me sì, dai. Contiamo su di voi, dipende tutto da voi, ragazzi. Appena raggiungiamo questi like, prossimo episodio virtuale. Grazie ragazzi, alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao.